Siamo nella Palermo di fine Ottocento, ormai grande capitale europea, grazie ad un'unica grande regina che è Donna Franca Florio. Donna Franca era al centro della mondanità siciliana internazionale, ricevimenti, feste, concerti e soggiorni nelle località più chic dell'epoca. Da Parigi, al Casinò di Monte Carlo, alle Neve di St. Moritz, ai safari in Africa. Donna Franca era venuta a contatto con alcuni dei massimi esponenti dell'arte e della cultura, da D'Annunzio a Puccini, Enrico Caruso, al Dante, Montesquieu, Robert, tutti ammaliati dalla maniera squisita e dalla finissima sensualità della donna siciliana. Ignazio non perdeva occasione per farla ritrarre dai grandi dell'epoca. Da Ettore Maria Berger, che la ritrasse nel 1893, a Paolo Francesco Michetti, a Giovanni Boldini, allo splendido busto di Pietro Canonico. I Florio spesso si recavano a Parigi. Considerata particolarmente alta per l'epoca, era 173 cm con 56 di vita, aveva un'innata eleganza. Acquistava gli abiti presso il rinomato Gabriel Porto a Parigi e il marito gli faceva doni dei più bei gioielli prediligendo le case Cartier. Si recava anche a Vienna e questa è una foto scattata proprio dall'atelier Cosel. La proposta di realizzare un ritratto di Donna Franca, raccontava i Boldini, gli era stata fatta da Ignazio Florio una sera di inizio Novecento, appena terminata una partita a carte al Grand Hotel Palace di St. Moritz. Da poco conosciutisi in questo rinomato luogo di villeggiatura, i pittori francesi e i coniugi siciliani avevano subito dimostrato una reciproca simpatia, tanto che i Florio si erano presto convinti a invitare l'artista qualche giorno a Palermo in qualità di ospite presso il Leger. Nel febbraio del 1901, Boldini parte da Parigi e si ferma per qualche giorno anche a Napoli. Raggiunge in nave Palermo e si ferma da febbraio a metà marzo dello stesso anno, il 1901. Ospite a Villegea, le sedute di posa erano dei veri e propri eventi mondani a cui assistevano le amiche di Donna Franca per vedere il famoso artista all'opera. Villegea era stata affrescata da Ettore Maria Berger e si era rifatta lo stile floreale di Nuccia. Per il quadro, la scelta congiunta di pittore e modella prenderà il per un abito di velluto nero strettissimo in vita ed attillato sui fianchi e sulle gambe. Impreziosita del tutto la collana di 360 perle di Donna Franca. Innata eleganza di Donna Franca viene artefatta nel quadro. Donna Franca sembra gheggiare secondo la posa serpentinata delle donne di Boldini. Boldini che sembra ispirarsi a Leonetto Cappiello che andava per la maggiore in quel momento a Parigi. Certo è che il quadro non piacque ad Ignazio, pare per l'innaturalezza della forma piuttosto che per la sua voluttuosità, tanto che fu richiesto all'artista di modificarlo. Il quadro fu esposto alla Quinta Biennale di Venezia nel 1903 su richiesta dello stesso Ignazio Florio. Biennale di Venezia fu un evento molto importante, tanto che Ignazio pensa che attraverso questa esposizione darà sicuramente lustro alla figura della moglie. Questa è la Venezia di questo primo Novecento. La Quinta Biennale di Venezia cambia il criterio espositivo,
finora mutuato dai saloni parigini, e istituisce delle sale regionali ordinate da commissione di artisti della regione stessa, che scelgono le opere e insieme preparano l'arredo e la decorazione. Ed è grazie alla quinta Biennale di Venezia che noi riusciamo a dare una cronologia e una datazione alla vicissitudine del quadro. Nei libri di storia dell'arte si legge di due o tre versioni diverse dal dipinto. In realtà le modifiche sono state effettuate sempre sulla stessa tela, quella iniziata nel 1901 ed esposta alla Biennale di Venezia nel 1903. Lo dimostra il timbro proprio della mostra veneziana. La prima correzione è stata fatta dal Boldini intorno al 1910 e poi nel 1924, trasformando il grande vestito tradizionale indossato dalla nobildonna con uno alla moda in quegli anni. Il direttore del Dipartimento di Dipinti e Disegni della Casa d'Asta Bonino, Matteo Smolizza, ha spiegato infatti quanto sia evidente che la parte superiore del dipinto presenta un solo livello di colore, mentre la parte centrale e bassa mostra la sovrapposizione di molti livelli di nuova pittura. Gli anni 20 del Novecento rappresentarono la piena fase di declino della casata De Florio, che perciò era impossibilitata l'acquisto del dipinto. Giovanni Boldini pertanto si ritrovò costretto a vendere la tela nel 1927-28 al barone di Rothschild, che lo portò con sé in America. L'opera venne rimessa in vendita da Christie's, da discendenti di Rothschild, il 1 novembre 1995. Poi ricomparire sulle aste il 25 ottobre 2005, che venne acquistata dalla società Acquamarcia di Francesco Bellavista Caltagirone. Titolare di diversi alberghi di lusso in Sicilia per 800.000 euro, fu in questo modo che il ritratto di Donna Franca ritornò a Palermo e venne esposto in una sala del Grand Hotel Villegea. Messo in asta nel 2017 per il fallimento della società dei Caltagirone, viene acquistata dai marchesi Marida e Alibre Berlingeri per 1.133.000 lire e così ne motivano l'acquisto. Luigi Berlingeri, oggi presso nella città di Palermo il quadro che hanno acquistato, un quadro che per noi è simbolo non solo della città ma della nostra cultura. Sì, noi abbiamo acquistato questo quadro con immensa gioia per noi e soprattutto per la città di Palermo che noi adoriamo. Noi siamo dal 2000 qua a Palermo che abbiamo ereditato questo bellissimo palazzo Mazzarino dove avrà sede il nostro quadro e l'abbiamo preso proprio perché pensavamo che per Palermo fosse importantissimo che il quadro rimanesse qua e non andasse in giro per l'Italia, perché per il mondo no, perché è vincolato, per cui non avrebbero comunque potuto. Ma insomma per Palermo è importante, anche perché a noi Palermo dà molto, è una città che ci dà molto, ci ha dato molto come accoglienza, come amicizia. Quando noi siamo arrivati in fondo eravamo un po' spaesati e invece subito ci hanno accolto con grande amore, con grande gioia e allora noi siamo entusiasti di Palermo e siamo felici di aver preso questo quadro che oltretutto è stupendo. È un quadro che questo Boldini ha dipinto in tre momenti diversi e questa ultima versione devo dire che è spettacolare. Secondo lei qual è l'importanza dell'arte, cioè custodire un pezzo così importante e anche donarlo in qualche modo alla città, che senso ha? Beh, trovo che ha molto senso, prima di tutto noi siamo collezionisti da 50 anni per cui sappiamo cosa vuol dire l'arte e abbiamo cominciato con l'arte minimal, l'arte americana, poi abbiamo proseguito e spesso noi prestiamo i nostri quadri perché troviamo che è molto importante che anche le altre persone possano godere di questa arte, di questi quadri, di queste icone che ci sono e non dobbiamo essere solo noi tenerli in casa stretti e chiusi e non permettere a nessuno di vederli, per cui il prestito a questa fondazione è stato per noi una grande gioia e anche veramente ci ha dato anche molta soddisfazione, molto orgoglio che ce l'abbiano chiesto e che noi abbiamo potuto fare.